Presidente Arcigay, una grandissima lotta che si porta avanti. Sì, stiamo tornando indietro e siamo molto preoccupate di questa tendenza. Come ho avuto modo di dire più volte, sia che si tratti di procreazione medicalmente assistita, quindi di madri lesbiche, sia che si tratti di gestazione per altri o per altri o di aborto, le donne, le persone con utero non sono più in grado di decidere sui propri corpi, c'è qualcuno che vuole decidere al posto loro e quindi non ci resta che resistere, provare a spostare l'opinione pubblica su questi temi che sono considerati divisivi perché vengono portati su un piano ideologico. Noi qui in piazza stiamo dicendo che si tratta della vita delle persone LGBTQIA+, delle donne e delle madri e le avete soprattutto dei loro figli, delle loro figlie che non sono tutelate nel momento in cui uno dei due genitori non viene riconosciuto come tale. Io nel 2000, dopo aver finito l'università qua in Italia, sono dovuta forse scappare un po' dall'Italia perché come lesbica non c'era spazio per vivere una vita felice, non c'era spazio per poter avere dei diritti e quindi sì, oggi ritorniamo qua in Italia con le colleghe italiane che lavorano con noi e con le colleghe che vengono anche da altri paesi europei come la Spagna, come la Francia, come il Belgio, dove non solo c'è il matrimonio per le persone LGBT, ma c'è anche la possibilità di fare delle inseminazioni artificiali e che le lesbiche e le donne single possono avere dei figli. Purtroppo i governi estrema destra lottano sui corpi delle donne cis, delle donne trans e questo lo vediamo in Italia oggi con l'aborto, con le mamme lesbiche, con tutte le situazioni che possono essere tirate fuori per riuscire a guadagnare 5 voti di più per le elezioni europee. Quindi oggi noi siamo in piazza per dimostrare che non ce la lasciamo lottare sui nostri corpi e con i nostri corpi e quindi ci difendiamo. Bicco di Dialfi, Associazione Lesbica Femminista Italiana. Siete qui per rivendicare i vostri diritti contro un governo che a vostro avviso ha riportato indietro nel tempo. Indietro nel tempo è una parola piccola, sì, siamo qui per rivendicare i nostri diritti, ma siamo qui per dire a questo governo che noi non ci stiamo, non siamo disposte a essere madri di serie B, famiglie di serie B e anche cittadine di serie B in quanto donne che non possono decidere del proprio corpo, non possono decidere la propria vita. Noi a questo non ci stiamo più, non siamo disposte alla deriva autoritaria che questo paese sta cominciando, la contrasteremo in ogni modo. Questa piazza è una piazza importante a livello culturale, a livello politico. Questa è una piazza che manifesta oggi, dopo tanto tempo, intanto l'unità della comunità lesbica nazionale, internazionale e locale. E lo fa all'interno di una settimana strategica per tutte le persone non binarie, per tutte le persone che con i loro corpi non conformi dettano una legge che non è prevista dallo Stato, ovvero la resistenza a tutta quella sottrazione di diritti all'interno della quale noi comunità LGBTQIA+, i corpi delle donne, tutte le soggettività non conformi stanno vivendo. Per un attacco, oserei dire, anche persecutorio da parte di un governo che non solo non vuole riconoscere le soggettività LGBTQIA+, ma che fa la guerra alle donne tutti i giorni e che identifica i soggetti, le vulnerabilità, le marginalità e le differenze come l'ABC della propria politica. Allora io penso che una piazza come questa oggi abbia un significato doveroso da parte di tutto il terzo settore. Io rappresento l'Arci di Roma e come associazione, come Differenza Lesbica, non smetteremo mai di dire che le differenze sono una ricchezza, di dire al governo attuale che combattere i diritti non significa tacerli, combattere per i diritti significa fare in modo che le persone possano raggiungere dignità e felicità di esistenza. Noi oggi da questa piazza Madri Fuori Legge lanciamo un presidio permanente perché non ci faremo ridurre al silenzio, non ci sarà nessun oblio. Da oggi cominciamo una rivoluzione importante e da oggi continuiamo una lotta al fianco di tutte le madri, di tutte le famiglie arcobaleno, di tutte le soggettività trans e non binarie, di tutta quella fascia di popolazione che oggi grida sia ai diritti e non al revisionismo storico e non al conservatorismo. Grazie.